L'energia è un'onda, in movimento e non locale. La massa è locale. Con essa, a differenza di quanto avviene con l'energia, è possibile calcolare la località. Mi domando, dove sarà l'auto? Se non me l'hanno rubata, si troverà ancora dove l'ho parcheggiata. Ecco la località. Mi spiego ancora meglio. Possiedi un cellulare che è fatto di materia, quindi locale. Il telefono squilla. Qualcuno ti chiama. L'onda elettromagnetica in arrivo è energia, quindi non locale. Che cosa vuol dire allora non locale? Non posso dire che qui c'è energia e qui non c'è. L'energia non si trova localizzata lì o qui, ma ovunque. Il cellulare è locale. L'onda elettromagnetica è non locale. La località prevede una collocazione nello spazio e nel tempo. Con la non località non ci sono né spazio né tempo. Siamo nel regno dell'istantaneo. Il campo quantico, per definizione, non ha né lo spazio né il tempo. Quello che appare come certezza definita nella realtà locale, nel campo quantico la collocazione in uno spazio-tempo risulta impossibile da definire, proprio perché qui lo spazio e il tempo non esistono. Ci sono soltanto infinite onde di possibilità coesistenti. Cosa accade là dove non esistono lo spazio e il tempo? Non ci sono più certezze, ci sono solo probabilità. Secondo la teoria del Big Bang, circa 13 miliardi e 700 milioni di anni fa, un piccolissimo punto di energia è esploso, irradiandosi nell'universo. Se fosse esplosa una massa locale, l'onda d'urto sarebbe andata in una sola direzione. Invece, come energia non locale, si è irradiata in ogni direzione. Sai qual è la differenza fra massa ed energia? In pratica nessuna, hanno solo frequenze diverse. Ragioniamo. Spazio e tempo sono nati dal Big Bang. Ciò vuol dire che a livello energetico spazio e tempo prima non esistevano perché sono nati dopo, anche se concettualmente è sbagliato, perché non esistendo il tempo non possiamo parlare di prima e dopo. Ma lo faccio tanto per farmi capire. Diciamo allora che spazio e tempo sono nati da 13 miliardi e 700 milioni di anni. Se il tempo si fosse fermato 6 miliardi e 300 milioni di anni fa, non ci sarebbe stata alcuna forma di vita come noi la conosciamo nel nostro universo. Che cosa ne avremmo concluso? Che se per quasi 7 miliardi di anni non c'era mai stato nulla, per la legge della continuità avremmo detto che non ce ne sarà mai. L'universo sta tuttora espandendosi. Ciò vuol dire che oltre le pareti del cosmo non esiste spazio-tempo, ma che sta creandosi attimo per attimo grazie all'espandersi dell'universo. Nell'universo non c'è mai stato il prossimo secondo e neppure il prossimo ancora. E ancora non ci sono i prossimi 5 minuti. E tu allora come fai a sapere quello che accadrà domani, fra una settimana, in un prossimo futuro? Lo spazio e il tempo valgono solo per un istante successivo, poi ci sarà un altro istante ancora, fino a creare un continuum spazio-temporale. E non è possibile che in quell'istante ci siano le stesse cose dell'istante precedente, altrimenti vorrebbe dire che saremmo fermi, immobili. Ma se cambiamo, tutto cambia. Ascolta bene. Secondo te, da un istante all'altro, tutto resta uguale? Non va così. La realtà non è lineare e continua come l'acqua di un rubinetto che scorre. Non c'è continuità del tipo finora non ce l'ho fatta, quindi non ce la farò mai. Non possiamo sapere cosa accadrà domani. Tutte le nostre previsioni sono fatte in base al passato. Perché non sono stato capace di mettere i numeri vincenti sulla schedina dell'Enalotto? La causa è la continuità con il nostro passato. Di conseguenza, su che cosa fondiamo il nostro futuro? Sul passato. Prevediamo il futuro in base al passato. Se il mio passato mi condiziona, dal punto di vista psicologico prevedo il futuro esattamente come il passato. Nasce allora un'altra domanda. Se il prossimo istante ancora non c'è, chi decide quale e come sarà? Chi è l'osservatore che sceglie fra le infinite onde di probabilità del campo quantico quale sarà il prossimo spazio-tempo, il prossimo istante? La coscienza. La coscienza plasma la mente, il corpo e lo spazio-tempo. L'universo è ancora in fase di creazione. Non è stato già creato. L'universo non è già lì. Questa sarebbe la visione della religione che vorrebbe il mondo già creato.
Se fosse così, io e te saremmo davvero insignificanti. Non potremmo fare nulla per cambiare una realtà già determinata. Al massimo potremmo giocare con ciò che già c'è. Questo però non è vero. Ciascuno di noi, consciamente o inconsciamente, sceglie una possibilità dal campo quantico fluttuante nel quale siamo immersi e del quale facciamo parte, e la trasforma nella propria realtà istante per istante, per la ragione che lo spazio e il tempo di ciascuno stanno materializzandosi allo stesso modo, istante per istante. Siamo noi a scegliere il nostro destino. Siamo noi ad avere tra le mani il timone della nostra vita. Il problema poi è sapere come indirizzare le nostre scelte. Se sono un mammifero e mi mantengo nella mia area protetta, le mie azioni saranno indirizzate soltanto a come garantire la mia sopravvivenza. E allora, come e quando potrò dare una svolta alla mia vita? Ormai dovrei saperlo, con un atto intenzionale e consapevole. La creazione non è un atto, è un processo. Osservazione, collasso della funzione d'onda, scelta delle configurazioni possibili. È un processo intenzionale, un processo magnetico. Stiamo creando ogni attimo della nostra vita. È naturale che sia così. In fondo, siamo macchine che producono realtà.